cosa succede dal punto di vista scientifico al nostro corpo quando si assumono i funghetti. I can't. Oh, he knows. Oh, he's gonna be. Eat a magic mushroom. I'll do it. Buonasera amici fattoni e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi proveremo a fare un esperimento, però tra poco più di mezz'ora abbiamo un volo per Ibiza, quindi passiamo subito al sodo e poi vi spiego. Sappi che però una volta preso sarai per circa 6 ore. Dai. In un viaggio. Si prende l'aereo, si va, si vola. Sono pronto. 2, 1, via. Uno schifo. Di che so, sentiamo. Guarda. Merda proprio? Grato di essere a Barcellona, con Robby, Indipendenza, vado a Ibiza, non me l'aspetta mia mamma, mio padre, nessuno, quindi enjoy the trip. Fermi, facciamo un po' di chiarezza. I funghi allucinogeni crescono in tutto il mondo e sono usati da centinaia di anni da numerose culture. Pensate che addirittura nell'antico Egitto erano considerati figli degli dèi. E infatti solo i faraoni potevano consumarli. Ebbene fattoni, oggi vi parlerò di essi nella maniera più oggettiva possibile. Non ne inciterò l'uso nemmeno. Prendetemi come un vostro socio al parco in un bar. Vi sto raccontando una mia esperienza. Allacciatevi le cinture. Signori, l'ho presi. E adesso stiamo aspettando che facciano effetto. Di corsa all'aeroporto. Let's go, boy. Tutti mi hanno detto che gli effetti iniziano dopo 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti massimo. A me è passata un'ora e mezza e niente. Siamo arrivati in aeroporto. Signori, tutto sballato a funghi. Si va Ibiza. Mi prendo un panino. Come finisco di mangiarmi questo panino, porca zozza, mi sale lo sbocco, regà. Una nausea assurda. Provo ad andare in bagno, a mettermi il dito in gola, ma niente, niente. Tipo, what? Non fanno alcun effetto se non il vomito? Come esco dal bagno, inizio ad avere le prime visioni. Ecco in parte la reazione. Immobile da mezz'ora. È da 10 minuti che va avanti così. Sensazioni, emozioni. Che ti ricordi? È sboccato? Sì, ci ho provato, ci ho riuscito. Niente? Partiamo col dire che non sono letali. Sono banditi dalla legge in quanto considerati stupefacenti. La loro assunzione modifica la percezione sensoriale e altera lo stato di coscienza. Diciamo che la società non ci vuole tutti intrippati. Sarebbe un po' casino. Che c'è, bro? Senti girare tutto? Capovolto? Non si può neanche sviluppare una dipendenza, in quanto se li prendete anche per 2 giorni di fila, già al secondo giorno ci vorrà il doppio della dose. Tutto è dovuto al principio attivo della vabbè, ve lo scrivo qui sopra. Appena arriva al cervello, vi inizia a far sperimentare cose mistiche. Vado avanti così da 20 minuti, io provo a domandare delle cose e lui niente. Illusioni ottiche molto leggere, sai, tipo vedere il pavimento che fa come le onde del mare, oppure le aure intorno alle cose, agli oggetti. Dopodiché sono entrato in aereo. Da lì non ci ho capito più nulla. Mi è sembrato di entrare in un altro mondo. Sto provando a guardare sto coso. Non capisco più niente. Non capivo se stessimo per decollare, fossimo già atterrati, fossimo in volo. Mi riesco a ricordare solo il momento della partenza. Era come essere su un'astronave. Ho guardato fuori i finestrini e tutto rosso. Sono su Marte, regà. All'inizio me la sono presa bene. Poi, per colpa dell'obiettivo che mi sono posto e per colpa delle persone che facevano molto chiasso, un tizio bodybuilder mi ha anche dato addosso. Non li avevo calcolati. Mi hanno dato molto fastidio e mi è presa male. Allora, signori, experience. Devo mantenere il controllo. Tutti i piedi. Ci sono diversi tipi di emozioni possibili. Alza la voce. No, si sente la voce. Dai, vabbè. Per prenderli ci vuole il setting, ovvero essere al posto giusto al momento giusto, con la mentalità giusta. È una cosa molto soggettiva. E per me quello era l'incastro emozionale perfetto. Appunto il mio obiettivo era affrontare le mie paure. Ed esse a un certo punto
si sono presentate davanti ai miei occhi. Quella parte di te lucida, la tua voce interiore, è sempre consapevole. Ci sei sempre. E per questo sono riuscito a non avere attacchi di panico e a stare alla fine nel cinema. È un viaggio. Durante questo viaggio ci sono delle sfide, delle challenge che devi superare, che devi affrontare, ovviamente se vuoi. E una cosa che voglio sottolineare, se mai li dovete prendere, fatelo con uno scopo, un obiettivo. Essi sono molto buoni in questa cosa. Formano nuove connessioni neurali, fanno comunicare punti del cervello che prima non comunicavano. E questo equivale ad avere nuove idee e nuove prospettive sulle cose. Per questo ho scelto di affrontare le mie paure. Non vi dirò quali sono, perché sono cazzi miei. Però vi voglio condividere la risposta di quello che ho ottenuto, quello che cercavo. Ecco, vedete, nel bad trip più mi provavo a controllare e a dire: dai, fra, sai quello che stai facendo? Sei nel chill, penso a cose belle, sono felice, e più stavo male. Regà, era un'inculata. Allora dopo non so quanto tempo, perché era tutto distorto, ho iniziato automaticamente a smettere di concentrarmi sul problema e sulla soluzione, a non pensare. Più non pensavo e più stavo meglio, e tutto si calmava. A un certo punto ho notato questa cosa, ne sono diventato consapevole e ho iniziato a guardare le mie paure per quello che sono, senza disprezzarle o amarle. In quel momento è come se mi fossi totalmente disconnesso dai miei demoni. Ho capito che io non sono le cose che mi sono accadute. Ogni essere umano ha problemi diversi, chi più piccoli e più grandi, ma le emozioni sono le stesse. Quello che dobbiamo capire è che se soffriamo per un qualcosa del passato, siamo noi a tenerla in vita, non esiste più. E otteniamo sempre lo stesso risultato, la stessa emozione, in contesti diversi, perché è un'abitudine. Ho sempre affrontato la vita con bisogna migliorarsi per superare questa cosa, dire sono più forte di questo. Ma nel momento in cui accetti e dici ok, ho capito, è successo questo, ma è una cosa che mi è accaduta, non sono io. Vivere nel presente, minchia, i buddisti hanno ragione. E questa è una cosa che mi ha totalmente cambiato prospettiva. Non riuscirò mai a esplicarla 100% in parole, ma secondo i miei programmi mentali ha avuto un impatto emozionale assurdo da farmi cambiare idee e farmi capire nuove cose su robe che ormai erano scontate. Sono nel taxi e ogni mia paura, ego, emozione è scomparsa, regà. Ciao taxi! Ciao bro! In questo momento il mio ego non esisteva più. Ogni intrippo, paura, robe sociali che ci abbiamo noi esseri umani erano scomparse. Ero me stesso al massimo, regà. Ero lucido ma non lucido. È un po' difficile da spiegare a parole. E mi sentivo collegato a tutto. Infatti ho iniziato a interagire con persone, a parlare, di fare, non lo so manco io, mi hanno preso per pazzo e mandato tutti quanti a fanculo. E niente, signori, questa era la mia esperienza. Per i vostri genitori sarò un bruciato, ma ho più soldi di loro. Se avete esperienze di questo tipo, non esitate a raccontarle nei commenti, che vi voglio leggere tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video, che il chill possa essere con voi.